possibile, non è possibile dopo 10 giornate, dopo 10 giornate non aver ancora vinto una cazzo di partita. Dopo 10 giornate non aver ancora vinto una cazzo di partita. Sembriamo l'Ancona del 2003-2004, quella squadra là con tutti i vecchi bacucchi, quando era arrivato Mario Yardel che pesava un quintale. Sembriamo quella squadra là. L'Avia Tasso Football Club di quest'anno fa gara con l'Ancona 2003-2004. Amici di Football is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi video sul fantacalcio. Come è andata il fantacalcio? Come è andata la giornata del fantacalcio della Via Tasso dell'Ancona Calcio 2003-2004? Da oggi abbiamo cambiato nome, ci chiamiamo Ancona Calcio 2003-2004, perché facciamo cagare come quella squadra là, come l'Ancona 2003-2004. È andata che ci siamo presi tre peracce dal Clown Team o gli amici di piazza. Iniziamo vedendo un po' subito le pagelle delle due squadre. Partiamo dal mio avversario, dagli amici di piazza, che hanno totalizzato 80 punti. Musso 5, meno 1 per il gol subito. Crescito 9,5 per il gol su rigore. Zappacosta 7,5, più 1 per l'assist. Luis Felipe 6. Roger Ibanez 5,5, Fabian Ruiz 8, più 1 per l'assist, Zielinski 5,5, Felipe Anderson 7,5, più 1 per l'assist. In attacco Belotti 5,5, Immobile 10, Arnautovic 10, entrambi sono andati in gol. Vedendo poi invece un po' i voti dell'Ancona Calcio 2003-2004, abbiamo totalizzato 66 punti. In porta il signor Silvestri si prende 2,5, meno 2 per i due gol che ha subito dal Sassuolo. E qua sono doppiamente incazzato, non solo perché ho perso al Fantacalcio, ma perché la sua papera non ha permesso al Sassuolo di fare neanche un punto. Quindi il Sassuolo non ha vinto neanche per una papera del portiere che avevo io al Fantacalcio e che la sua squadra ha anche vinto la partita. Quindi vedete un po' voi quanto si è incazzato con questo stronzo. Molina 6,5, Cambiasso 6, Nuitink 5,5, centrocampo Frattesi 6,5, una buona partita, ha segnato un gol ma poi ha fatto anche autorete, quindi alla fine come se non avesse fatto un cazzo. Traore 5,5, Coop Miners 7, più 1 per l'assist, meno mezzo punto però per l'ammonizione. Che tra l'altro qua, alla fine del primo tempo, dopo che lui aveva fatto l'assist, ho visto che gliene avevano dati due a Zappacosta, quando nel secondo gol Zappacosta non c'entrava un cazzo. Ladri! Riferito alla Lega del Fantacalcio. De Roon 5,5, in attacco Caputo ed Insigne 5,5 anche per loro. Tammy Ebram 9,5. Gol però anche ammonito. Vedendo poi un po' i risultati delle altre partite, il team Young Rugge, che adesso ha cambiato il nome in Mutismo Football Club, non so perché, perde 3-2 contro la C Dolattico, squadra di mio fratello, e viene agganciato in testa dal Pombio FC, che ha vinto 1-0 contro la Morte Nera, contro il Big Tetta Pig. Unica nota lieta di giornata è il San Ginés, che perde 2-1 contro il Crimine Football Club. Va bene ragazzi, questo è stato un po' il riassunto della mia giornata del Fantacalcio. Ditemi un po' cosa ne pensate, se giocate al Fantacalcio qual è la vostra squadra. Fatemi poi anche sapere se nei prossimi giorni volete un video in cui parlerò dell'Ancona 2003-2004.
Io comunque, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale YouTube, a seguirmi su Facebook, a seguirmi su Instagram, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace, a spammare questo video in ogni singolo punto del pianisfero. Detto questo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!